Ciao ragazzi, sono Gibba, tutti mi conoscono come Metal Detective. Mi occupo di recupero e ricerca storica del patrimonio della Prima Guerra Mondiale. Il mio lavoro inizia con lo studio storico dei battaglioni che hanno combattuto sulle montagne, che sono i protagonisti della Prima Guerra Mondiale, e a seguito dello studio mi reco con strumentazioni tecnologiche nel recuperare gli oggetti che questi soldati hanno lasciato. Oggetti che successivamente vengono restaurati, catalogati, donati alle realtà che si occupano di mantenimento della memoria storica e musei, con l'unico obiettivo finale di divulgare la nostra memoria storica, mettendola appunto a disposizione di tutti. Tutti, soprattutto dei più piccoli, perché sono loro che hanno in mano il nostro futuro. Quindi mi raccomando, la storia mia, la storia è vostra, di tutti, proteggiamola, salviamola e divulghiamola. Poi che particolarità che hai trovato? Ok. Tra gli oggetti più significativi recuperati, c'è sicuramente un piastrino identificativo della Prima Guerra Mondiale, dove per la sua apertura è stato scoperto all'interno del foglietto che conteneva le informazioni del soldato la ciocca intrecciata di capelli della fidanzata, che molto probabilmente l'ha data come portafortuna a questo soldato. Soldato che non sapremo mai se avrà ricevuto o no questa dose di fortuna, però la cosa importante è quella di averla recuperata e oggi di averla messa all'interno del Museo di Canova di Asiago a disposizione davvero di tutti come patrimonio storico.